finale di questa rassegna Azzurro Salentino, ha avuto un nome successo perché, l'abbiamo detto sempre, quando si tratta di coinvolgere la comunità soprattutto, si può andare lontano, questa grande sinergia con le industrie di Brindisi, la stessa Confindustria, con la scuola, perché RAS è penetrata nel mondo della scuola, quindi no, c'è ottimismo per il futuro. Per arrivare ad oggi, credo che in ogni cosa, se si parla del presente, bisogna parlare del passato. Il passato è che, in effetti, nelle riunioni lavorate durante l'anno insieme al dottor Marasco per referente degli eventi, si parlava sempre che oggi il futuro non siamo noi, ma sono i giovani, sono i ragazzi. Quest'anno abbiamo puntato sulla scuola, già con il progetto Corretti e Non Corrotti rivolto al mondo scolastico, grazie all'avvocatessa Gulli che è referente anticorruzione, abbiamo creato questa novità per il 2018, impuntando tutto sul mondo scolastico e i fatti ci stanno dando ragione. Oggi si premiano ancora altre due situazioni che nell'ordine sono Premio Turismo Salentino e La Carriera che Verrà. La Carriera che Verrà non è altro che un riconoscimento al ragazzo o alla ragazza che ha studiato e la famiglia che oggi viene chiamata famiglia Bancomat, che ha pagato gli studi al giovanotto. Questo è quanto, però subito dopo si parte con il salotto RAS per un consuntivo di questa edizione, ma soprattutto parlare della novità del 2019. Ecco, abbiamo parlato prima del mondo della scuola, no? Di far capire ai ragazzi che cosa vuol dire fare eccellenza in questo territorio. La legalità è anche un elemento molto importante. Quindi si va avanti così, coinvolgendo gli studenti, la sinergia è importante, perché se non si fa rete non si va da nessuna parte. È importantissimo partire dalle basi. Abbiamo voluto proprio iniziare dai ragazzi per fargli presente quanto sia importante la legalità nella vita di ogni giorno e poi per migliorare il nostro futuro bisogna partire per forza dai giovani e questo è il punto e l'obiettivo del progetto Corretti e Non Corrotti, proprio per un incentivo ai ragazzi per fargli capire che si può migliorare, si può fare sempre di più. Ecco, la sana imprenditoria, no? È un elemento molto importante non solo nello specifico nella rassegna RAS, ma appunto come ho detto prima per creare sviluppo, perché di questo si tratta, di far andare Brindisi, il territorio, nella direzione giusta. Beh, certamente la buona imprenditoria crea posti di lavoro. Possibilmente posti di lavoro i più sicuri possibili, non intendo dire il posto di lavoro fisso perché sembrerebbe che non ci sia più, ma non c'è più il concetto del posto fisso di una volta, ma un posto più o meno stabile che dia un po' di serenità ai giovani per mettere su famiglia e che magari riescano anche ad avere qualche prestito dalle banche, no? Per mettere su, diciamo, casa o per acquistare casa, quindi la buona imprenditoria deve muoversi in quella direzione e ci auguriamo, e mi auguro io come imprenditore, che ci sia la giusta attenzione a queste problematiche e alle esigenze che hanno in particolare le aziende del sud o del centro-sud. Perché queste aziende hanno sempre avuto e continuano ad avere ancora grosse difficoltà a affrontare il mercato.